ですで、これからおよそ2時間半。 昨年のミラノスカラザ日本公演から9月16日 NHK ホールで上演された花月セビリアの理髪師をお楽しみいただきましょう。
Senza parlare, io
tutto. A che vana ogni speranza? Signor Conte, il giorno avanza. Ma che penso? Che farò? Tutto è vano. Buona gente! Mio signor! Avanti! Avanti! Più di suoni, più di canti, più di suoni io bisogno ormai non ho. Buona a tutti quanti, più di voi che parnosa. Buonanotte, buonanotte, più di voi che parnosa. Con quel chiasso importuno tutto quanto il quartiere han risvegliato, al fin sono partiti. Ma ancora ritirati, Fiorel. Vado là dentro, attenderò suoi ordini. Che mai questo importuno? Lasciamolo passare, sotto quegli arti non veduto vedrò quanto bisogna. E già l'alba appena e amor non si vergogna. Thank you.
che il giorno serve d'intorno, in giro sta, miglior puttagna fare un barbiere, vita che il nobile non ci dà. Rasori e pettini, lanciate forbici, fanno comando, tutto qui sta. Rasori e pettini, lanciate forbici, fanno comando, tutto qui sta. E bella risorsa, poi del mestiere, quella donnetta, quel cavaliere, quella donnetta, la ranga nera, quel cavaliere, alle traine, la. Dirsi assai e in tasca sempre avere qualche doblone, gran frutto della mia reputazione. Ecco qua, senza Figaro non si accade in Siviglia una ragazza. A me la vedo bella, ricorre pel marito, io con la scusa delle pettine di giorno e la chitarra col favor la notte, a tutti onestamente non fa per dire. Ma adatto a far piacere, oh che vita, che vita, oh che mestiere! Ho smesso la bottega, adesso copro m'inganno. Chi sarà mai costui? Oh, che lui senz'altro, Figaro! Mio padrone! Oh, che vengo eccellenza! Zitto, prudenza! Qui non son conosciuto, devo farmi conoscere per questo ho le mie gran ragioni. Intendo, la lascio in libertà. No, ma che serve? Dico, resta qua. Forse ai disegni miei non giungi la fortuna. Ma cospetto, dimmi un po', buona lana, come ti trovo sua? Dottor del mondo, ti vedo grasso e tondo. La miseria, signore. Grazie. Adesso un tuo giudizio. Oh, oh. E come? Ed ella? Come in Siviglia? Or te lo spiego. Il Prado,
di un fior di bellezza, una fanciulla figlia di un certo medico barboccio che qua de pochi dì si è stabilito. Io di questo invaghito lascia i padri e i parenti, qua men venni. Qui la notte e il giorno passo girando a quel balcone intorno. A quel balcone? Un medico! O cospetto siete ben fortunato! Sui maccheroni il cacio m'è cascato! Come? E certo, là dentro ci sono barbiere, parrucchiere, chirurgo, botanico, speciale veterinario, il faccendier di casa! Basta! La ragazza, figlia, non è del medico! È soltanto la sua pupilla! Oh, che consolazione! Ciao, zitto! Cos'è? Si apre il balcone! Non è venuto ancora, forse! Mio figlio, mio tesoro, vive tu al fine, al fine! Oh, che vergogna, vorrei dargli il biglietto! E prego, ragazza, il tempo è buono. Cos'è quella carta? Niente, niente, signore. Sono le parole dell'aria, dell'inutile precauzione. Ma brava, dell'inutile precauzione. Che furba! E cos'è questa, inutile precauzione? Oh, bella, è il titolo del nuovo dramma, che musica. Un dramma, bella cosa. Ah, ah, meschina, l'aria mi è caduta, raccoglierla presto. Ho inteso. Presto! Non temere. Son qua. Dov'è? Ah, il vento la porta via, guardate. Io non la vengo. Ehi, signorina, non vorrei cospetto costei l'avesse preso. In casa, animo suo che dico, in casa presto. Vado, vado, che voglio! Quel falcone voglio far murare. Vento dico! Ah, oh, che vita, ma crepare! Povera disgraziata, il suo stato infelice sempre più mi interessa. Questo, questo, vediamo cosa scrive. Appunto. Ecchi. Le vostre assidue premure hanno eccitata la mia curiosità. Il mio tutore per uscir di casa. Appena si sarà allontanato, procurate con qualche mezzo ingegnoso di indicarmi il vostro nome, il vostro stato e le vostre intenzioni. Siate però certo che tutto è disposto a fare per rompere le sue catene la sventurata Rosina. Sì, sì, le romperà. Aiuto! Apri la porta. Per la momento io torno, non aprite a nessuno. Se Don Basilio venisse a ricercarmi, che m'aspetti? Le mie nozze con lei meglio che fare. Sì, dentro oggi finivo quest'affare. Entro oggi le sue nozze con Rosina, a vecchio rimbambito. Ma dimmi, orto, chi è questo Don Basilio? È un solenne imbroglion di matrimoni, un collo torto, un vero disperato, sempre senza un quattrino. Già, è maestro di musica. Insegna alla ragazza. Bene, bene, tutto ciò va a sapere. Ora pensate della bella Rosina a soddisfar le brame. Il nome mio non le vo dir, né il grado, assicurarmi vo pria, che la mi me, me solo al mondo, non le ricchezze i titoli del conte d'alma viva. Ah, tu potresti? Io, no signore, voi stesso dovete. In una canzonetta così alla buona, il tutto spiegate le signore. Una canzone? Certo, ecco la chitarra, presto andiamo. Ma io... Ah, che pazienza! Beh, proviamo! Sì.
Oggi arriva un reggimento, oggi arriva un reggimento. Sì, è mio amico il colonnello, è mio amico il colonnello. E lui è poi... Aspetto! Per l'alloggio col biglietto, quella porta s'aprirà. Che ne dite, e mio signor? Non vi par? Non l'ho trovata? Che invenzione, che invenzione, che invenzione! Di
arriva il mio signore, due ore ritto in tiella come un palo mi fa aspettare, e poi mi pianta e se ne va. Arpoli cacco, brutta cosa servire un padrone come questo, nobile giovinotto e innamorato. Questa vita cospetto è un tormento, adularla così non me la sento. Thank you.
sì, la vincerò. Potessi almeno mandargli questa lettera. Ma come? Di nessun qui mi fido. Il tutto lo cento. Basta, basta, sigilliamola intanto. Un Figaro il barbiere dalla finestra di scorrere l'ho veduto più di un'ora. Figaro un galantuomo, un giovane di buon cuore. Chissà che non protegga il nostro amore. Oh, buon dì, signorina. Oh, buongiorno, signor Figaro. Ebbene, che si fa? Ah, si morde l'aria. Oh, diavolo, possibile? Una ragazza bella e spiritosa. Ah, mi fate ridere. Che mi serve lo spirito che giova alla bellezza se chiusa sempre sto fra quattro mura, che mi par d'esser proprio in sepoltura. In sepoltura? Poi boh, sentite, voglio... Ecco, dottor! Davvero? Certo, certo, sua passo! Ma salva, tra poco ci rivedremo. Ho da dirvi qualche cosa. Ancora il signor Figaro! Bravissima! Vado! Quanto è garbato! Ah, disgraziato Figaro! Quell'impegno maledetto, accelerato! Ecco qua, sempre grida! Ma si può dar di peggio? Un ospedale ha fatto di tutta la famiglia a forza d'occhio sangue. E la bottiglia. Signorina, il barbiere lo vedeste? Perché? Perché lo vuoi sapere? Forse anche gli va d'ombra. E perché no? E ben ve lo dirò. Sì, l'ho veduto, gli ho parlato. Mi piace, mi è simpatico il suo discorso. Il suo gioviale aspetto. Crepa di dati, il vecchio maledetto. Vedete che grazietta. Più l'amo e più mi sprezza la briccola. Certo, certo, il barbiere che la mette in malizia. Chissà cosa le ha detto, chissà. Or lo saprò. Ehi, merda! Ambrogio! Che serve? Ecco di qua sono messi morti! Andate! Per il diavolo che mi porti! Oh, vorrei figli d'inferno, tu me la pagherai! Qua, Don Basilio, giungete a tempo! Oh, io voglio, per forza, per amore, dentro di mani sposar la mia Rosina! Avete inteso? E voi dite benissimo! E appunto io qui venivo ad avvisarvi, ma... Segretezza! È giunto il conte d'Almaviva! Chi? Rico il tamante della Rosina! Appunto quello! Oh, diavolo! Ma qui ci vuol rimedio! Certo, ma... Sarebbe a dir così con buona grazia, bisogna principiare ad inventare qualche favola che al pubblico lo metta in malavista, che comparir lo faccia un'ora in fa. Me, un'anima perduta, io vi servirò. Fra quattro giorni, credete a me, Basilio ve lo giura, noi lo faremo sloggiar da queste mura. E voi credete? Oh, certo, è il mio sistema e non sbaglia. E vorreste, ma... Una calunnia? Adunque la calunnia cos'è? Voi non sapete. No, davvero! No, uditemi e tacete! Terra, terra,
sottovoce, sibilando, va scorrendo, varanzando, varanzando, nell'orecchio della gente. Si introduce destramente, testi di cervelli, fa stordire, fa gonfiar. Dalla bocca fuoriuscendo, lo schiamazzo va crescendo, prende forza poco a poco, un tremuoto temporale, un tumulto generale che fa l'aria rimbombare. E il meschino calunniato, afflitto, calpestato, sotto il pubblico flagello che gran sorte va a crepare. Meschino calunniato, avvilito, calpestato, sotto il pubblico flagello che gran sorte fa crepare. Il meschino calunniato, avvilito, calpestato, sotto il pubblico flagello che gran sorte fa crepare. Il meschino calunniato, avvilito, calpestato, sotto il pubblico flagello che gran sorte fa crepare. Sotto il pubblico flagello che gran sorte fa crepare. Perde tempo e qui stringe il bisogno. No, può fare a mio modo il mio tavolantiamo. Voglio che insieme il contratto di nozze ora stendiamo. Quando sarà mia moglie, da questi zerbinotti innamorati, metterli in salvo sarà pensier mio. Vengan danari, al resto son qua io. Ma bravi, ma benone, e viva il buon dottore, povero babbuino, tua sposa, e via, pulisciti il bocchino. Orché stanno la chiusi, procuriamo di parlare alla ragazza. Ecco appunto. Ebbene, signor Figaro. Cosa, signorina? Sì, davvero. Mangerete i confetti. Come sarebbe a dire? E sarebbe a dire che il vostro bel tutore ha stabilito essere dentro domani vostro marito. E via! Oh, ve lo giuro, a stendere il contratto col maestro di musica. Là dentro si è serrato. Sì, l'ha sbagliato a fare. Povero sciocco, l'avrà da far con me. Dite, signor Figaro, voi poco fa sotto le mie finestre parlavate a un signore.
Ah, un mio cugino, un bravo giovinotto. Buona testa, ottimo cor, qui vende i suoi studi a compire e il poverino cerca di far fortuna. Fortuna? Ora farà? Oh, ne dubito assai. In confidenza ha un gran difetto addosso. Un gran difetto? Ah, grande! È innamorato morto! Sì, davvero! Quel giovine, vedete, mi interessa moltissimo. Perfetto. Non ci credete? Oh, oh, sì. E la sua bella vite abita lontano. Oh, no. Cioè, è qui, due passi. Ma è bella. Oh, bella assai. Ecco il suo ritratto in due parole. Grassotta, genialotta, capello bruno, guancia porporina, occhio che parla, mano che innamora. E il nome? Ah, il nome ancora, il nome, a che bel nome si chiama? E come si chiama? Poverina. Si chiama R.O. R.O. S.I. Sì. R.O. Sì. N.A.N.A. Rosi. Io son tu inganni, dunque io son la fortunata, già mi ero immaginato, lo sapevo siete voi, bella Rosina, siete voi, siete voi, bella Rosina, oh che volpe sopraffina, oh che volpe sopraffina, ma la brada par, con me si ma la brada par, con me. Zitto, qui l'indoro per parlarvi oror sarà. Per parlarmi? Bravo, bravo, venga pur ma con prudenza. Io già moro, di impazienza, ma che tarda, ma che fa? Egli attende qualche segno, poverine, del vostro affetto. Sol due righe di biglietto. Sol due righe di biglietto gli mandate, vi verrà, gli mandate, e mi verrà, gli mandate, mi verrà. Che ne dite? Non vorrei. Su, coraggio. Non saprei. Sol due righe. Mi vergogno. Ma di che, si sa. Presto, presto, con biglietto. Un biglietto. Ecco qua. Già era scritto. Beh, che bestia. Beh, che bestia. Il maestro lascio a lei. Porto di aperitivi. Io comincio a desfile. Qui verrà, ma non venni per parlarmi, qui sarà, qui verrà, qui verrà, qui verrà, qui verrà,
donne, donne termine. Donne, donne termine. Insomma, e con le buone, potrei sapere dalla mia usina che venne a far colui questa mattina. Figaro, non so nulla. E ti parlò? Mi parlò. Che ti diceva? Ah, mi parlò di 100 bagatelle, del figurino di Francia, del mal della sua figlia Marcellina. E davvero? Ed io scommetto. Che vuol dire questo dito così sporco d'inchiostro? Sporco? Oh, nulla! Io me l'avevo scottato! E con il chiostro orrore l'ho dedicato. Diavolo! E questi fogli, forse un cinque, eran sei. Quei fogli, è vero, e dove mi sono servito a mandar dei confetti a Marcellina? Bravissima! E la penna, perché tu temperata? Maledetto! La penna? La penna è per ridisegnare un fiore su. Un fiore fatta schietta. Davvero? Sì, fatta così. Signor? Un fio, tacete. Convottor della mia sorte, queste scosse, signorina, convottor. Vi consiglio, mia carina, un po' meglio in postura, meglio. Vi consiglio, mia carina, un po' meglio in postura, meglio. Vi consiglio, mia carina, un po' meglio in postura, sì. Vi consiglio, mia carina, un po' meglio in postura. Dottor, per la mia sorte queste scuse, signorina, vi consiglio, mia carina, un po' meglio in postura. Confetti alla ragazza, figlio di capo sul tamburo, vi scottaste e via, ci fu un'altra figlia mia per potermi cortella, altro, ci fu un'altra figlia mia per potermi cortella, altro, perché mancava quel foglio, possa aver codesto imbroglio, perché mancava quel foglio, sono inutile scorrere, per parà, non mi toccate, per parà, non mi toccate, no, figlia mia, non lo sperate, io mi lascio di picchino, voglia, no, figlia mia, non lo sperate, io mi lascio. Quando coltella mia sorte queste scuse, signorina, vi consiglio, mia carina, non come in questo mare, non come in questo mare, non come in questo mare. Via carina, confessate. Son disposto a perdonar,
non parlate, vi ostinate, non parlate, vi ostinate. So per io quel che ho da far, so per io quel che ho da far. Signorina, al tavolo con pardon da fuori, signorina, al tavolo con pardon da fuori, le consigli i signori a suo modo per la tra... Signorina, al tavolo con pardon da fuori, signorina, al tavolo con pardon da fuori, le consigli i signori a suo modo per la tra... E non c'è volo sforzi, faccia pure, che sta morta, faccia pure, che sta morta! Cos'è dopo quella porta, cos'è dopo quella porta, che bella, che bella, che bella, che potrà! Però sì, innocentina, e sconsolata, disperata, e non servono le sbocche, faccio quella che sta morta, giusto dopo quella porta, le vedo le vostre, però sì, innocentina, innocentina, sono stata disperata, sono disperata, non stava le serrate, 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 non stava le serrate. Signorina, al tavolo con pardon da fuori, concedi sei vittorie al suo modo fra. Signorina, al tavolo con pardon da fuori, signorina, al tavolo con pardon da fuori, concedi sei vittorie al suo modo fra. E non devo le smorte, faccia pure che sta morta, faccia pure che sta morta. Così dopo quella porta, così dopo quella porta, ne meritare, ne meritare, ne meritare, potrà. Così dopo quella porta, ne meritare. Però sì, innocentina, sconsolata, disperata, per non sapere le sporche, faccio quello che fa morta, così dopo quella porta, le me la risolta, per non sentire la sentina, 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 la sentina. Un dottor della mia sorte non si lascia attimpetti, non soffiar, no, no. Un dottor della mia sorte non si lascia attimpetti, non soffiar. E Rosina innocentina, consolata, disperata, in sua camera serrata, in chi io voglio star contra, 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 io voglio star contra, ci star contra, ci star contra, ci star contra. Dottor Balordo! Che Balordo!
Bertoldo! Che Bertoldo, che Bertoldo! È andato il diavolo! È andato il diavolo! Dottor Bartolo! Dottor Bartolo! Dottor Bartolo! Bravissimo! Dottor Barbaro! Benissimo! Dottor Barbaro! Un corno! Benissimo! Già ve poca differenza! Io ci ho aperto la pazienza! Io ci ho aperto la pazienza! Qui prudenza ci vorrà! Qui prudenza ci vorrà! Dunque voi siete dottore? Son dottore, sì, signore! Benissimo! Un abbraccio! Qua! Collega! Indietro! Sono anch'io dottor per cento, ma mi scalco al reggimento dell'alloccio sul biglietto, dell'alloccio sul biglietto. Osservate, eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua. Sono in d'oro! C'è che sento! Ho giudizio, per di là! Signorina, chi cercate? Presto, presto, andate via! Vado, vado, non gridate! Presto, 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 vieni qua! Ehi, ragazza! Sì, dove, dove, signor mio? In caserma! In caserma! Questa è bella! In caserma! Non posso! Desprendete! A trovare un po' del posso! Provenza! Ma sì, sì, lo troverò! Cento mani senza posso, a più reggere non so! Cento mani senza posso, a più reggere non so! Cento mani senza posso, cento mani senza posso, a più reggere non so! Non so! Ecco qua! Con la presente il dottor Bartolo, eccetera, eccetera, e sentiamo... E andate al diavolo, state al diavolo! Con la facile del parto, la facile del parto! Sì, la dottor sa fare, la sua cosa, la sua cosa, la sua cosa, può restare! Restar sei cola! Sono scopo mio padrone, resto fuori un po' bastone, lo farò di qua sotto! E vuol battaglia? Battaglia le può dar. Bella cosa, e una battaglia bella voglio dimostrare. Osservate, questo è il passo, e nemico voi sareste il tanto più. E gli amici, Giletto, e gli amici, stanno qua. Ah. Può vedere? Eh sì, se fosse una ricetta. Ma un biglietto è mio dovere, mi dovete perdonare. Grazie, grazie. Grazie. Grazie, un corno. Qua quel fuoco, quel fuoco, per dire, per dire, per dire, per dire, per dire, che chiedete?
azzardo m'è cascato e la lista del bucato. Ah, aspetta, ah, aspetta, 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 aspetta. Ah, che vedo! Il barbiere! Un preso appaglio, bella lista! Quanta gente! Son di stucco! Bravo, bravo, il malamano! Oh, ma scuola, ma scuola, ma scuola! È già, ma è entrato, è già! Fermate, che t'ha fatto? La canaglia, la vittoria! Che la fermate, signore! Io ti voglio soddisfare! Io ti voglio soddisfare! Che cosa accade? Signori miei! Che piazza è questo? Eternidei, già sulla strada, a questo strepito, è la bucata, mezza città. Già sulla strada, a questo strepito, è la bucata, mezza città. Signor giudizio, per carità. Questo brigante, questo brigante! Ha disgraziato, signor soldato, porti rispetto, signor soldato, porti rispetto. Questo posto, colpo del diavolo, la creanza le segnerà. Signor giudizio, per carità. Brutto scemiotto! Il comandato, zitto dottore, voglio arrivare, ecco signore, voglio avanzare! Come silenzio, è la verità!
Ma te mando questo quello pesantissimo.
カッパさんはあのスカラ座の出し物4つこう舞台裏まで覗きにずいぶんお通いになったんだそうですね。半月ばかり通いました。もう夜中も行きました。でもあれだけの舞台を飾り込むにはずいぶん日にちがかかり込むんでしょうね。そうですね、あのオテーロの場合は9日かかってましたね。深夜作業も入れてね、でもそれ全部付き合われたわけですね。そう、夜中のね2時頃出かけてきたりね、ずっともう仕事にならなかったですよ。でまたカッパさん流にいろいろお書きになったわけですね。そう、あの写真だとね、あのシャドウになってる部分はよくわからないでしょ。だから写真じゃなくてやっぱり書いた方がよくわかるってこともあるんですね。だから克明に書いたりね、バカなことやりましたよ。あ、これがオテロですね。そう、オテロの一幕の船着き場ですね。あのオテロが凱旋してくるところの場面でコーラスだとか全部いなくなるとこういうふうなセットだったんですね。ここにあの荷物がいっぱいありますね、この上にコーラスがたくさん立っていましたから、この荷物などはこんなに凝ってたのはよくわからなかったですけどね。そうです ね、 すごかったですね。でもこれお書きになるだけでも随分かかりますね。でも立てることに比べれば簡単ですからね、まあ、あの他の出し物、例えばボヘームなんかでもあの2段になった舞台が話題になってましたけども、それ以外も随分感心するところありましたよね。そう、あの冬のね、あのパリの朝、あの場面がぼんやりね、あの雪に煙ってずっと距離感ありましたね。あれはあの横から見ると今出てますけども、ああいうふうに4枚の車幕を重ねて使うことでね、あの距離感を出し、そしてぼやっとこう雪で煙った感じが出てたんですよね。これ両方ともあの演出家のゼフェリーの美術なんですけどね。ゼフェリーっていう人は、まあ、舞台美術出身で、映画も撮ってますけども、ビスコンティの美術もやってますね。本当にあの場面はこう雪の冷たい風を感じるような気持ちでしたけども、まあ、車幕の効果っていうのはあのシモンもありましたでしょ。そうですね、あのシモンの、船が浮かんでるシーン、とっても綺麗で幻想的だったでしょう。2艘の船が浮かんでるね、あれは本当にあの船がぽっかりとね2艘つながって浮かんでるみたいだけども、実は横から見ますとですね、これちょっと夢を破るようで申し訳ないんだけども、後ろの船はね、車幕にああいうふうに船の帆だとかね、船の船体をアップリしてあるんですね。だから少しね切れの質感を変えてあるもんですからね、ああいうふうにあのちゃんと立体的に存在感があるように見えるんですけど、あの実にうまい仕掛けですね。そうですね、なんという素敵な画面だろうと思って見てましたが、これはフリゼリオっていうあの装置家で、ストレールは自分では装置ありません。でいろんなあの
非常にそれの作品に適した舞台美術家を選んでやってますけどね。だから今度は、舞台美術で見るものが多かったっていう。そうですね、まあ、もちろん演出も通してですけどね、歌も良かったけども、そう視覚的にも楽しみましたね。さっき見たあのセビルだってそうですね。そうですね、とっても面白かった。あれはやっぱりこの周り舞台の方でしょうか。そうですね、あのポネルっていう方もやはりあの舞台美術家出身でしてね、ですからあの舞台美術家らしい発想がいくつもありましたね。カッパさんがやっぱり見てらしたら、あ、ニヤニヤとなさる。そう、ニヤニヤするのがありました。あの例えば歌でね、あの4段の石段が上がって15番地の左側っていうね、あのフィガロが自分の店を紹介するところあるでしょ、あれ本当に4段ここにね、4段の石段でね、ここにあのプレートで15と書いてあるんですかね、15番地の左側、だからカツラが5つ並んでいて、だから素晴らしいポマードっていう看板があるっていうのを、歌のセリフを全部ねこの舞台の装置の中に盛り込んでてね、こうなんかすごく面白かったですね。はあ、あの NHK ホールに周り舞台があるのかっておっしゃった方あるんですけど、そうじゃなくてあれは、これ持ってきたんですね、作ったわけですね。これがあの周り舞台の中心の軸なんですね、で直径が15メートルありました、でこの中心軸にかけてね12にこうカットしたそのあのピースがありましてね、それをこう集めて、でさらに24のピースを集めて、全部で36ですか、それであと最後はグッとワイヤーで締めたっていうだけ、あ、全部簡単なんですね。あっという間にできちゃいましたね。でこの真後ろで、30人から40人の人たちが人力だって人力で動かしてるんですよ。ですから音楽に合わせながら動かしたりね、とてもその効果ありました。やっぱり電気だと思う、その一通りの動かし方しかできないわけですか。そうですね、まあ、いずれコンピューターでもっとね、あの精緻な本ができると思いますけど、これはやっぱりね素朴だけどとても良かったですね。あのテレビの今画面ご覧になってもこう舞台がずっと回っていく感じね、こっからこういうふうに現れてきた感じ、なんかあのご覧になったと思うけれども、とても楽しかったですね。だから360度全部使うんじゃなくて、そうです、これが正面になる時と、これが正面、それからこのロジーナの家がですね、正面になる時と、3つに分かれてましたね、3分の2ですか使ったのね。あの噴水にちゃんと水が出てましたね。水がちゃんと出てましたね。いかにももうセビリア、実際のセビリアにはこの通りの街はありませんけどね、こういうふうに路地がずっとあってっていう雰囲気はとてもよく掴んでましたね。ああそうですか。今度はあのマークご覧になれば、あのそういうとこ気をつけてご覧になるともっと面白いと思うんですけど、これもずっと距離感を出すためにですね、だんだん窓を小さくしていったり寸法を小さくしてあったりするんですね、から屋根なんかもこうパースがついて、こう傾斜面が出たりね、その辺は非常に凝ってましたね。あのバルトロの家の内部なんかでも面白くできてるなっていう感じがしますけども。そうですね、いかにもうスペインらしい家の様子をね、要約して、だからあのポネルがあのセビリアの家をいかに視覚的に面白くするかっていうことで、かなり凝ったっていう感じがね、またそこを楽しむのが今回のセビリアの家の楽しみ方の一つだと思いますけどね。そうですね、でその装置を生かしてということの他に、あの歌い手に随分いろんなこと仕草をさせながら歌わせてますでしょ。そうですね、この棒気軽の通り、これ滑るみたいに役者もうまいですね。そうですね、でもやっぱりあのその演出のこういうふうにやりながら歌ってくれっていうのに応えているのも素晴らしいと思いましたけども、あの陰口はそよ風のようにって時にランプをねうまく使っていたり、そうあれ楽しかったですね、あれはあの舞台を見るよりも今度のテレビの画面の方がよくわかる、面白さが非常にね、なんか舞台を楽しんでまたテレビ桟敷を楽しむっていう楽しみ方が非常にいいんだそうですけど。そうですね、そうですね。まあカッパさんの目からご覧になると本当に舞台美術で楽しめるというか勉強になる ところが随分あったんだろうと思うんですけども。ありましたね。それにこの装置などはもう一回作って壊さないで、やっぱりちゃんとセビリアの理髪師という倉庫に入ってますね、もう10年も20年も使うぐらいの頑丈なセットでしょう。あれもやっぱり日本と違いますからね、羨ましいですね。だもしあのそのセットに大変お金がかかったとしても何度も使うから焼却できるということもあるわけですね。そうですね、今回来た中でね、この噴水のところだけは少し他と色が違ってるんですよ、でどうしてだって聞いたらね、いやこれはちょっと壊れたんでね、ここだけ作り直したって、これはもう全部前のままだなって言ってましたよね、
やっぱりその辺が舞台美術家としては羨ましい。羨ましいですね。羨ましい。だけど本当は舞台ってね、豊かなものでなければいけないし、うん、とはもっと楽しくなきゃいけないんですけどね、うん、日本にはその装置を保管する劇場もありませんしね、だからせめてこういう機会にうんとオペラの楽しさを楽しんでもらう、いいことだと思うんですけどね、うん、でもやっぱり日本の舞台を見ていて、こんなにここの天井は高かったのかとか、なんか非常にうまく美術が飾り込まれているなっていう感じを受けましたけど、うんうん、この舞台自体はね、そんなに驚くほど 高くはないんですよね、この背広のリハーサルは。だけど非常に15メートルの盆の上に非常にコンパクトにきちっと収まってますからね、うん、プロポーションがすごくいいから、だからいいんですね。だからオペラの中身にぴったりっていう感じで。そうですね。やっぱりこのオペラの後半でも嵐のところなんかがまた周り舞台が効果的に使われる。そうですね。向こうではですね、日本でやらなかった向こうでは舞台の上に水のこう出るパイプを通しましてね、本当に雨が降ってね、風走ってたかっと走ったりなんかして、そういうことです。それもできるわけですね。それはもうポネルが楽しんでやったんですね、そういうことは。わかりますね、とても。そうですね。でもなんかあの場合の音楽の処理が非常にいつもやりにくいのが今度はとても見事にできる。そう、嵐の場合は難しいですからね、それは面白かったですね。その辺も楽しんで後半ご覧いただけたらと思いますが。僕も楽しみます。はい。Quel soldato per quanto abbia cercato non lo conosce in tutto il reggimento. Io dubito e cospetto che dubitar. Scommetto che nel ponte alma viva è stato qui sentito quel signore ad esplorar delle rosine il cuore. Nemmeno in casa propria sicuri si può stare, ma io... Chi batte e chi è di là? Battono, non sentite. In casa son, non v'è timore, aprite. Destino, madre, la parola, destino, 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 destino
Insomma, mio signore, che lei si può sapere? E Don Alonso, professore di musica ed allievo di Don Basilio. Ebbene. Don Basilio sta male, il poverino, ed in sua vece... Sta male, corro a vederlo. Piano! E piano! Non è mai così grave. E di costui non mi fido. Andiamo, andiamo! Ma signore! Che c'è? Voleva dire... Parlate forte! Forte vi dico! Come volete, ma chi sia Don Alonso, apprenderete! Ora il conte è la viva! Il conte! Stamani, nella stessa locanda, era Necco Dall'Occhio. Ed in mie mani, per caso, capitò questo biglietto dalla vostra pupilla a lui diretto. Che vedo? È sua scrittura. Don Basilio nulla sa di quel foglio. Ed io, per lui, venendo a dar lezioni alla ragazza, voleva farmene un merito con voi. Perché con quel biglietto si potrebbe... Che cosa? Vi dirò, se io potessi parlare alla ragazza, io creder, verbi grazia, le farei che me lo diede il conte un altro amante, prova significante che il conte di Rosina si fa gioco, e perciò... Io un poco... Una calunnia, bravo! Degno e vero scolar di Don Basilio, io saprò come merito ricompensarsi bel suggerimento. Vuoi chiamarla ragazza? Voi che tanto per me vi interessate, e mi raccomando a voi. Non dubitate. L'affare del biglietto dalla bocca mi uscito non volendo. Ma come fa? Senza un tal ripiego mi toccava andar via con un baciano. Il mio disegno lei ora palesserò. Se la consente io son felice appieno. Piccola, il cor sento balzarmi in seno. Venite, signorina, Don Alonso che qui vedete, vorrei dare lezione. Cos'è stato? Un granchio al piede. Sedete a me vicin, bella fanciulla. Se non dispiace un poco di lezione, di Don Basilio invece vi darò. Oh, con mio gran piacere la prenderò. E che vuol cantare? Io canto se le aggrada il rondò dell'inutile precauzione. Da brava, incominciamo. Thank you.
Bella voce, ma quest'aria contento è assai noiosa. La musica ai miei tempi era altra cosa, a quando per esempio cantava o Fariello e quell'aria portentosa. Sì, e pace e gioia. Sentitelo, non so, eccola qua. Quanto mi sei vicina, amabile Rosina. Poi la risole la città. L'aria dice a Giannina. L'aria dice a Giannina. Ma io dico, Rosina, chi è? Quanto mi sei vicina, amabile Rosina. Mi pilla in petto e fa il minuetto. Bravo, signor banchiere, qua bravo! Niente affatto, scusi, son debolezze. E ben qui dove c'è dire a fare? Oh, bella, venga a farvi la barba, oggi vi tocca. Oggi non voglio. Oggi non voglio, dimani non potrò io. Perché? Perché ho da fare a tutti gli ufficiali del nuovo reggimento. Barba e testa, alla mattina d'Andronica, il biondo parrucchino e Maronè, al contino Bombè, il ciuffa campanile, urgante l'avvocato Bernardone, che ieri San Malò di indigestione. E poi a poi che sei? Domani non posso. Non so meno parole, oggi non vo' parlare. No, aspetto! Guardate che ben fuori, vengo stamane, in casa dell'inferno, ritorno dopo pranzo, e chi ne voglio? Ma che m'avete preso per un qualche barbier da contadini? Chiamate pure un altro, io me ne vado.
e serve a modo suo, vedi che fantasia, va in camera a pigliar la biancheria. Cadio stesso. Ah, se mi dava in mano il mazzo delle chiavi, ero a cavallo. Non è fra quelli la chiave che apre quella gelosia? Sì, certo, è la più nuova. Ah, son pur buono a lasciar quel diavolo di barbiere. Anima, va tu stesso, passa di corridor sopra, ma di tutto troverai. Bada! Non toccar nulla, eh? Non son matto. Allegri, vado e torno. Il colpo è fatto. E quelli... E quel briccon che al conte ha portato il biglietto, Tirosi. Mi sembra un imbroglion di prima sfera. Vabbè, non me la fitta! No! Ma che scocciato me? Che rumore! Ma quel briccon me lo diceva il cuore! Quel figaro è un gran uomo, or che siam soliti, dite mio cara, il vostro è il mio destino, felice, contenta, franchezza. Mio lindoro, altro io non bravo. Ai, ai, ai! Che bene! Ai, 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 ai! Tutto va rotto, sei fiatti, otto bicchieri, una terrina. Vedete che gran cosa, ad una chiave... Se io non m'attaccavo per fortuna per quel maledettissimo corridor così oscuro, spezzato mi sarei la testa al muro. Io non mi spanzo al buio. E poi... Oh, non più! Dunque andiamo! Chi dice? A voi! Ma sì! La cosa leggo! Guai! Come qua! Servitor, servitor di tutti quanti. Che vuol dir tal novità? Di voi che mai sarà? Qui franchezza ci vorrà. Qui franchezza ci vorrà. Contasimio, come state? Come sto? Or che s'aspetta questa barba benedetta, la facciamo sì o no? Questa barba la facciamo sì o no? Ora vengo, ora vengo. Presto, presto, andate a letto. Voi paura, invece, fate! Dice bene, non attendete.
andate a riposar. Una borsa, andate a letto. Ma che tutti, siano d'accordo. Presto al letto. Ricordi,
Basilio qui in petto, va subito! Di guardia tu piantati alla porta! Evento sospettoso, vada pure e ci sia finché crepa, sempre grigli e tumulti in questa casa, si litiga, si piange, si minaccia, sì, non è un'ora di pace con questo vecchiare brontolone, oh che casa, oh che casa! Poverina anch'io lo sento, poverina anch'io lo sento, poverina.
Dunque voi buono, non conoscete affatto. Affatto! Presto, il notaro fa vengo sull'istante. Ecco la chiave del portone. Andate presto, per carità. Non temete, in due salti io torno qua. Ehi, Rosina, Rosina! Avanti, avanti! Del vostro amante io vi può dar novella. Sappiate che si fa giuoco insendo un altro amante. Ecco la prova. Oh cielo, il mio biglietto! Io vo' chiamar la forza. Chiuditi presto, io vado via. Quanto, quanto è crudel la salute mia! Oh,
contento dal contento, guarda, 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 guarda il mio talento, guarda, guarda il mio talento, che bel colpo, che bel colpo seppe far. Io
la spalla aveva tutte e tre stanziando via di qua. Don Bartolo, dov'è? Ehi, Don Basilio, quest'anello è per voi. Ma io? Per voi. Vi sono ancora due pare nel cervello, se lo ponete. Poi boh, prendo l'anello. Chi firma? Eccoci qua, son testimone Figaro e Don Basilio. E se mi sposa? Evviva! Con mio contento! Sospirava mia felicità! Evviva! Mi tutti! Eccoli qua! Con le buone signore! Signor Salladri! Arrestate! Arrestate! Io, signore, il suo nome! Il nome mio è quel d'un uomo d'onore! Il conte d'Almaviva! Io sono! Insomma, io ho tutti i torti. Purtroppo è così. Ma tu ricordo pur tradirmi e far da testimonio. Arthur Bartolomeo, quel signor conte, certe ragioni in tasca, certi argomenti a cui non si risponde. E Dio bestia solenne, per meglio assicurare il matrimonio, porta via la scala dal balcone. Ecco che fa un inutile precauzione. Di sì, felice tempo, serviamero di eterno, smorzo la lanterna, che mio non ho che fare. Aspetta, su mi piaggio filar.